Ciao a tutti signori, bentornati su Minecraft per altre bellissime farms. Ovviamente non proprio canoniche come tutti si aspetterebbero. Mi raccomando, prima di... io ho cliccato robe. Come avete visto, ho allargato un pochettino casa. C'è un po' di spazio in più rispetto a prima, ma è per fare una pollomatic, cioè una, come avete detto dal titolo, una farm automatica di polli. Cominciamo subito. Ok signori, ho fatto un bucanotto nella montagna perché a questo point mi serviva abbastanza chiaramente. E ho piazzato anche la prima cesta nel posto sbagliato. Anche questo... pronto, mi serviva lo smoker. Allora, per questa semplicissima farm ci servono un po' di cesta, un po' di hopper. Due. Dovrebbero essere solo due dropper. Il dispenser, chiaramente. La fornacina, che poi vedremo per quale motivo, perché la farm non è del tutto canonica, non è quella classica che si vede che ti dà il pollo cotto attraverso la lava, perché quella lì, sulle nuove versioni, ha qualche problema perché perde qualche item. Quindi io ne voglio fare una versione diversa che non perde nessun tipo di item. Allora, vediamo un po' di iniziare ad impostarla. Prima di tutto ci serve una bellissima cestina in cui verrà cacciato un hopper, sopra cui sarà messo il nostro bellissimo smoker. Chi è che mi cerca? Nessuno. Perfetto. E ovviamente al di sopra dello smoker un altro bel hopper che ci punta dentro. Qui non ci sarà bisogno di nessun filtro, come vedremo, però servirà da altre parti il filtro. Quindi un altro hopper, chiaramente, che butta dentro il primo, e un altro hopper ancora su cui metteremo le nostre questioni importanti. Il primo hopper, cioè il primo batecco qui, ci servirà un filtro e quindi glielo parcheggiamo subito. Questo è il primo filtro e qui ce ne sarà chiaramente un altro per buttare in un'altra fantomatica chest, che potrebbe essere sempre quella, chiaramente, che è molto molto più comodo. Quindi che fa così e così, ecco. Dovrebbe essere giusterrimo. Perfetto. Una volta che è giusterrimo, noi chiaramente sappiamo che è giusto. Dobbiamo salire qui sopra, perché ancora mi direte: ma dove cacchio stanno i polli jack? Hai posizionato un sacco di roba inutile che non serve a niente. I polli stanno... porca miseria, sono io il pollo, altro che. In questo point rompiti blocco, mettiti blocco. Perfetto. Ci dobbiamo mettere i nostri, questi che sono i dropper. Perché? Perché i dropper sassano all'interno della gente senza lanciare, il che è molto importante, perché noi quello che lancia ci serve che sia un altro amico fantastico, cioè il dispenser. Perché? Perché quando l'amico Frizzy dispenser lancia qualcosa, la cosa viene lanciata rompendosi, mentre questi non la rompono, la spostano e basta. Allora, lì dentro ci devono stare i nostri poglietti, i nostri polletti succulenti che andranno a morire per il nostro sostentamento. Però, chiaramente, adesso copriremo il tutto, altrimenti questi scappano, volano via. E qui dentro dovranno andarci le uova con i tick di redstone necessari per... eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, sapete com'è la questione del tickare redstone per far fare alle cose le cose che vogliamo. E probabilmente non mi basta il posto, quindi un attimo solo che mi espando. Partiamo dal presupposto che dovremo passare il tick a tutti e due. E c'è un metodo attraverso i blocchi, chiaramente attraverso il redstone comparator, che abbiamo già visto nei vari nelle varie tipologie di rusco che ho procreato nella mia esperienza di Minecraft, di tizio che gioca a Minecraft. Però adesso vedremo. Ecco che si è presentato il primo problema. Sì, ho bisogno di allungare tutto il meccanismo di un passo più a sinistra, perché questo non può essere toccato dalla redstone. Ok, perfetto, così non ci sono assolutamente problemi. Allora, dicevamo, repeater, mettiamo un attimo via le ceste che non ci servono e utilizziamo soltanto le cose. Ecco, così, poi così e poi dopo qua non mi basta il posto. Così, così, così e così, così. Sì, poi io sono stupido che potevo fare semplicemente il contrario, cioè mettere questo sistema di qua e quell'altro sistema di là. Bene, ho allungato tutto di uno e non serviva. Wow, bravissimo Jack. Vedo che la mia intelligenza aumenta col passare del tempo e direi che lo faccio, perché ho paura comunque che mi dia dei problemi per le cose. Una volta fatto tutto l'ambarabim che è necessario forgiare qua,
Bisogna chiudere sopra e spacchettare dentro un botto di uova e chiudere. Ah no, giusto, scusate. Bisogna fare i filtri ora, perché ovviamente da qui dentro non ci deve passare 18 e giustamente se non ci metto la redstone. Però vedete, funziona. Anche qui bisogna fare il nostro bellissimo filtro. Quindi torcina di redstone alla mano. Perfetto, tanto la paletta non ci serve. Allora, Bisogna fare delle prove. Non è 18, ma è 15 il numero. E voi direte, perché è diverso? Perché l'uovo non stacca a 64, ma stacca a 16. Quindi ha un valore leggermente diverso in timer di redstone. Avevo fatto dei calcoli l'altra volta, perché volevo vedere se riuscivo a fare un filtro senza guardare nessun tutorial. Ok. Ora, sì, bisogna mettere il... Fuck. Dove... Comparator. Così. Perfetto. Comparator che manda sul mio blocco. No, non qui. Bravo blocco che alla terza volta lo fai giusto. Blocco, poi... Poi com'era? Ho dimenticato come si fanno i filtri. 2000 years later. Ho capito. Dovrebbe stare una cosa sotto, cioè. E non so come spiegarvelo. È quello sotto che non prende. Non questo che non manda. Quindi, no. Aspetta però. Prima roba da fare. No. Allora, tu verso l'alto. Bene essere scemi, bene tutto, però io sto diventando ritardato. È qui quello, poi. Fammi il buco di nuovo. Ok, va qua. Ok, perfetto. Fatto. È questo il meccanismo. Ok, ora possiamo rifare il nostro filtro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Deve puntare di qua. Oh, ora ho fatto il meccanismo giusto. 15, bravo. E 3, perfetto. Uovo. Perfetto, vedete, quando passa un altro vet si accende di più che disattiva quest che fa passare. Quindi, e poi dopo c'è tutto un meccanismo che lo manda su. E l'unico problema è che non penso questo parta. Voglio osservare, ma ne dubito. Esatto, il tick non arriva a questo qua in cima. Quindi bisogna farci un sistema a sé. Questo è un filtro da stare, perché questo filtro non va bene. Quindi smontiamolo, riapriamolo, riprendiamolo e smadoniamolo, perché di qui non posso fare il filtro. E mannaggia al membro. Allora, inseriamo qui dentro. Eccoci qua, il nostro filtro. Abbiamo quindi un filtro di qua con le uova. Mi raccomando, le uova lavorano su 15. Qui c'è il meccanismo che... Qua dietro c'è il meccanismo che ci permette di elevare tutti gli item. Ci manca il meccanismo che faccia sparare tantissimo a quello lì. E poi dopo abbiamo terminato. Abbiamo terminato, ve lo giuro, che poi abbiamo finito di fare le cose. One eternity later. Qui... Poi qui e poi qui. Poi qui, poi qui. Dovrebbe essere a posto. Ok. 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 Ok, non si sono bloccate. Sembra che non si siano bloccate. Quindi io provo anche ad esagerare. Ok. Sì, però ecco, va bene, va bene. Vabbè, in poche parole, adesso questi qui dovranno crescere come dei polli infami. Poi quando saranno cresciuti, faranno uova che faranno nascere piccoli che, una volta superato il limite massimo di entità per blocco di Minecraft, inizieranno a morire. Quando muoiono, chiaramente muoiono, cagano fuori tutto il maltoltone, cioè fanno uova, quelli sopravvissuti fanno uova, quelli che muoiono droppano le loro questioni qui dentro, che però non possono fermarsi qui perché c'è il nostro bel filtro solo ed esclusivamente per le uova, quindi va avanti.
e in caso di piume vanno a finire in quest'altro filtro qua, in caso di carne va nell'unico posto dove può passare, cioè qui nello smoker, che adesso dobbiamo ricaricare di per il momento, dato che non ne fa tanto contemporaneamente, io vorrei tenere il carbone, il carbon fossile. Vabbè, c'ho già uno stack in tasca, quindi per il momento ci metterò il carbone. Poi dopo, quando attuerò il progetto che ho in mente per qui di fianco, ci metterò delle altre cose. Bene signori, dopo aver preso lo screenshottino della questione, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un like, venire nel server, che c'è l'address in descrizione, c'è le cose in descrizione, l'IP in descrizione. Questa è la nostra bellissima farm. Se vi interessa, scrivetemi e ditemi se avete dei problemi nella realizzazione, anche perché di redstone c'ha qualche problema importante. Mi raccomando, un pollice in su, passate da Multiconnector. Ciao!